stata una giornata molto impegnativa, non per tutti gli operatori, perché purtroppo l'esiguità degli operatori è ridotta e in effetti ha coinvolto un collega della notte più due della mattina che con perfetto lavoro di squadra siamo riusciti, oltre che chiaramente la collaborazione molto importante di tutto lo staff sia ostetrico che infermieristico, abbiamo sicuramente perfettamente sincronizzato e sintonizzato l'azione per far sì che veramente riuscissimo, perché purtroppo la tempistica è dettata dalla natura e non da noi, riuscissimo ad assistere contemporaneamente e con un lieve sfasamento di tempo tutti questi sono stati gli eventi parto della giornata, in cui c'è stata anche tra i parti spontanei, perché sono stati tre cesarei e quattro parti spontanei, di cui uno chiaramente ha visto la luce, mettere alla luce anche due gemelli. Quindi è stato un lavoro di squadra perfettamente gestito e coordinato e ha permesso chiaramente di ottenere un risultato ottimale sia per la mamma che per i neonati. E sicuramente a discapito un po' del nostro impegno, delle nostre fatiche, questo è un ulteriore stimolo e sensibilizzazione per gli amministratori che dovrebbero provvedere a cercare di normalizzare quello che è l'organico di questo reparto in tempi brevissimi, perché sono anni che stiamo soffrendo questa carenza. Per ora siamo già sui 270-280 parti più o meno, quindi siamo la media, stiamo in notevole crescita rispetto all'anno scorso, una media quasi di un parto al giorno in totale, quindi avendo meno operatori sanitari di prima. Proprio ieri, l'ultima che ha partorito intorno alle 14, poveretta, che chiaramente per la giovane età aveva proprio la difficoltà anche di farsi fare il prelievo senza il suo compagno. Abbiamo cercato di fare un prelievo in videochiamata, ci siamo riusciti a organizzare anche questo, è stata simpatica poi anche questo aspetto, e che la signora chiaramente essendo molto legata affettivamente a quello che era il compagno, aveva proprio una difficoltà di essere allontanata dal compagno anche per il solo prelievo, figuriamoci poi per i passaggi successivi. Però grazie al supporto veramente umano da parte di tutti gli operatori si è riusciti a fare anche il prelievo in videochiamata. L'auspicio come medico e come persona del Vallo di Diano è quella che possa essere conservato e potenziato questa unità operativa che è di primaria necessità, perché tra tutti questi eventi di ieri abbiamo anche gestito un'emorragica che era stata trattata in un altro presidio ospedaliero ed è di questo territorio, l'abbiamo gestita anche in maniera ottimale. Quindi nonostante queste emergenze siamo riusciti a coordinare e a gestire anche un'emorragica che se non ci fosse stata l'ospedale di Polla penso che avrebbe avuto grossi problemi. Cerchiamo di aprire mente e occhi, operatori e amministratori.